4 anni di ricerche in tutto il Canada, nelle case dei nostri connazionali, per raccogliere memorie, lettere, documenti, foto, registrare racconti, ma anche per recuperare oggetti, arnesi, strumenti, il macinino del caffè per il rito della giornata da cominciare, il piccolo torchio per il proprio vino, lo stampo per le pizzelle della festa, l'organetto per socializzare in piazza e la Topolino del 47, sogno modesto e raggiungibile. A quegli oggetti che dovevano dare un senso di una rassicurante continuità alla nuova vita dei nostri emigrati, non era legata solamente l'affettività della memoria. Su quegli oggetti si era poggiata la loro vita di relazione, insieme all'uso si era costruita la loro esistenza ed i pensieri che l'accompagnano, quelli di tutti i giorni e quelli che insieme alla speranza guardano lontano. Questa, in poche parole, è la mostra che resterà aperta fino a settembre nel prestigioso Canadian Museum of Civilization di Ottawa. Ideatore e coordinatore di questa iniziativa è un antropologo, il professor Mauro Peressini, figlio di friulani. Ha voluto chiamare presenza questa sua realizzazione ed è venuto a presentarla alla York University e all'Istituto di Cultura Italiana di Toronto. Ma chi è rivolta presenza? Ho sempre avuto in mente sia il pubblico canadese, ma più ancora in particolare i giovani, che molte volte hanno disprezzato questo passato contadino, non moderno, visto come non essendo moderno. È invece quello che la mostra vuole mostrare in un modo molto... Lei ha visto la mostra, il design è modernissimo, non è niente, non è un ritorno nostalgico al passato, vuole mostrare che no, questi sono elementi che hanno da fare con noi oggi. E difatti molti giovani sono venuti a esprimere la loro soddisfazione di vedere in un altro modo questo patrimonio culturale portato dall'Italia. Per gli italo-canadesi meno giovani, presenza è un pellegrinaggio della memoria. Per i loro figli e nipoti, l'origine ritrovata della loro identità. E per i canadesi, la scoperta di quanto c'è di italiano nella loro vita di ogni giorno.